Augusto Minzolini, tu hai scritto che alla base del cosiddetto governo del cambiamento Lega 5 Stelle c'è un accordo di potere e la spartizione di tante poltrone, circa 300 nomine. Sono 200-300, che... sì. Sì, quindi insomma tanta roba. Più che altro ho riportato, diciamo, qualcuno che me lo ha detto, sai, io poi non è che entro nel mezzo, cerco sempre di riportare e poi casomai commentare. Certo, ma insomma, poi un po' la sì, mano di conti la facciamo anche noi, ci sono tanti incarichi in scadenza, quindi che cosa c'è di nuovo nell'occupazione dei posti di potere? Lo fa chiunque arrivi al potere, no? Sì, c'è qualcosa di nuovo soltanto rispetto a come avviene questa spartizione. Perché? Perché quando eravamo in un maggioritario tu avevi già una maggioranza, una coalizione già pronta, avevamo una sorta di spoil system all'italiana, chiamiamolo così. Ora invece è una coalizione, se ti ricordi il tempo della Prima Repubblica, democristiani e socialisti, in cui questa grande torta diventa l'elemento su cui c'è anche il confronto. Un confronto che troviamo sul documento programmatico, diciamo così, ma ho visto che mi parlava l'economista Bagnai, diceva lì possiamo mettere anche l'incendio di Nerone, ma intanto non è quello che conta, ma che in realtà ha un peso importante proprio su questo tipo di nuova mappa del potere in Italia, anche perché fatalità ha voluto che andassero a scadenza tutta una serie di consigli di amministrazione, di cariche infatti molto importanti, che secondo me sono stati probabilmente la spinta più forte che ha portato sia i 5 Stelle sia la Lega ad arrivare a un accordo.